Eccoci giunti in teatro d'operazione, qui il nostro Global Hawk è nei pressi di Odessa. Sotto potete vedere la geografia dell'aeroporto di Odessa, il porto di Odessa e la base militare che presumibilmente è stata colpita. Molti osservatori hanno riferito di fumo nero in uscita dalla base militare della Marina Ucraina di Odessa. Pare che i paracadutisti russi abbiano occupato l'aeroporto di Odessa e quello che vedete ora è più o meno quello che vede il Global Hawk della NATO in missione a altissima quota. Qui siamo intorno ai 58.000 piedi. Come potete vedere, questo è quello che vede il nostro Global Hawk a 58.000 piedi. In realtà Odessa ha anche degli aeroporti minori, più avanti c'è anche un aeroporto militare. Ora mi abbasserò e vi farò vedere gli aeroporti che probabilmente sono stati occupati dai russi e sono teatro degli scontri in questo momento. Tolgo motore, comincio la discesa. Vi faccio vedere intanto il nostro, ve lo faccio vedere da vicino, il nostro Global Hawk. Qui lascio la scia di condensazione perché siamo veramente molto alti. Estraggo gli aerofreni. Vedete gli aerofreni sono estratti. E ho iniziato la discesa. Sono veramente molto alto, quindi devo. Allora, ci dirigeremo come prima cosa su un aeroporto militare. Non so se abbandonato o ancora in uso, che ho individuato grazie alla ricognizione dall'alto e rimane praticamente alla fine di questo lago. Vedete che sono questi due laghi subito all'interno di Odessa. Praticamente abbiamo uno dei due laghi sul cui prolungamento poi c'è questa base. Andiamo a vedere questa base militare. In che condizioni è? Questa più o meno è la missione di ricognizione. In realtà questi droni la fanno spesso da alta quota e poi con apparati elettro-ottici riescono a zoomare e vedere anche in dettaglio. Io ora per diciamo mostrarvi anche la bellezza del territorio che grazie al progetto VFR Estremo riusciamo a mostrarvi scendo di quota, chiaramente nella realtà non avviene questa discesa di quota. Bisogna dire che anche qui conviene spendere due parole perché in questo momento il Global Hawk della NATO è effettivamente un aereo della NATO, sia pur non armato e sia pur senza pilota, che è sul teatro di guerra e quindi se fosse abbattuto dai russi, che in questo momento sembra che abbiano il predominio dell'aria, potrebbe essere anche questo l'innesco di un confronto diretto fra la NATO e la Russia. Questo è un elemento che finora non ho sentito nominare da nessun analista, ma che invece è abbastanza preoccupante, secondo me. Vediamo se riesco a individuare questo aeroporto militare che dovrebbe essere da queste parti. Non so se riesco, faccio un 360 mentre perdo di quota. Intanto ho gli aerofreni estratti perché qui abbiamo Odessa, fra i due laghi c'è un aeroporto militare. Ho visto sulla cartina sul prolungamento di questa strada ci dovrebbe essere un aeroporto militare, vediamo. Dovrebbe essere più o meno in questa direzione. Vediamo se riusciamo a individuarlo. Intanto continuiamo la nostra discesa. Dovrebbe essere abbastanza ben visibile dall'alto. Vediamo.
questo aeroporto militare dovrebbe essere dotato anche di un deposito di carburante, che probabilmente è uno degli obiettivi dei russi in questo momento. Chiaramente io faccio questo video perché sì, sono un appassionato di tecnica, però sono anche un pacifista e sono convinto che tanto più uno la guerra, la conosce anche studiandola, e tanto più diventa pacifista. Questo è il mio caso. Io sono un appassionato di storia militare e grazie proprio allo studio della storia militare ho capito che la guerra è veramente una cosa terribile, e anche gli aspetti, diciamo, romantici, di fascino e di importanza sono un'illusione, a mio avviso. La guerra, puoi scatenarla o non scatenarla, ma quando l'hai scatenata spesso segue vie sue molto diverse anche dalle intenzioni di chi l'ha scatenata. Come disse Napoleone Bonaparte, nessun piano di battaglia sopravvive alla battaglia. E se lo diceva Napoleone, che sicuramente dal punto di vista militare aveva qualcosa da dire, credo che questo valga anche oggi, un po' anche in altri ambiti e per altri contesti. Allora, io intanto il mio aereo da ricognizione non riesco a trovare la base militare, vediamo se. Avevo visto che era grosso modo a nord-est di Odessa. Vediamo se riavvicinandomi al lago riesco a trovarla. Non lo so se riesco a trovarla. Ragazzi, sto andando un VFR estremo, solo volo a vista, quindi ritraggo gli aerofreni intanto. Avrebbe dovuto essere da queste parti, se riesco a trovarlo. Vedete, comunque è affascinante vedere la bellezza del territorio visto dall'alto. È un vero peccato che questi territori così belli siano in questo momento turbati da una tragedia così grande come la guerra. Cosa dire di questo aereo che stiamo pilotando? Questo aereo che stiamo pilotando è effettivamente abbastanza realistico, perché anche nella realtà questo aereo è pilotato a distanza, quindi ha un pilotaggio remoto. Quindi in questo momento a Sigonella c'è un operatore più o meno come me che guidando in maniera remota il suo aeroplano riesce a vedere se c'è qualcosa sul territorio degno di nota. Ragazzi, io non riesco a trovarlo. Torno verso Odessa e poi vediamo se. Vedete com'è difficile anche la ricognizione aerea? Non è una cosa banale. Pure da queste parti, vabbè. Torniamo verso adesso, mi sembra che era di qua, però non riesco a trovarlo, ragazzi. Forse è quello là. Beh, in questo momento facciamo circa 300 nodi, che sono circa 500 km all'ora, un pochino di più. Che un nodo, lo ricordo, è 1852 metri all'ora.
Allora, ok, torniamo su Odessa e vediamo le bellezze di Odessa. Quindi vi dicevo che in questo momento questi voli di ricognizione di questi droni militari, che sono effettivamente aerei appartenenti alla NATO e sono militari anche se non armati, l'abbattimento di uno di questi aerei potrebbe effettivamente creare un grosso incidente che potrebbe creare un'escalation direttamente tra la Russia e la NATO. Quindi, io mi chiedo con che protocolli vengono fatti questi voli e se i russi sono disposti a tollerarli, no? Non lo so. Io intanto, ragazzi, scendo. Allora, il primo obiettivo che incontreremo, lo vedete, dove c'è la punta di questi due laghi, poco prima del mare, c'è un aeroporto con pista in erba, un aeroporto dove c'è la base di lancio di alcuni paracadutisti sportivi. Presumo che anche questo sia occupato dalle forze russe. Comunque, ora faremo una ricognizione a bassa quota e vi farò rendere conto. Dopodiché ci porteremo sulla base della Marina Militare Ucraina, che probabilmente è stata bombardata ieri e il cui fumo è stato visto da tanti testimoni civili che pur sono chiusi in casa per la legge marziale. Intanto sto ancora scendendo di quota. Ecco, dovrete cominciare a vedere di fronte all'aeroplano le piste in erba dell'aeroporto civile. Questo è un aeroporto non commerciale, c'è attività sportive, paracadutisti. Ora ve li faccio vedere un po' più da vicino. Vedete quelle chiazze bianche più avanti? Sono dei biplani Antonov 2. Ecco, qui vedete, si vedono le piste che sono in erba, ci sono segnalini bianchi. Qui c'è la T, gli hangar e qui si vede anche qualche aeroplano Antonov 2 parcheggiato. Andiamo, portiamoci ora sulla base della Marina Militare Ucraina, che probabilmente è stata bombardata ieri e da cui si leva il vasto fumo nero che è stato da molti segnalato. Abbassiamo ancora un po' di più. Mi porto sulla linea di costa, mi porto sulla linea di costa. Ragazzi, praticamente questo è un aeroplano molto strano perché ha il motore a reazione ma le ali di un aliante, perché è fatto per andare a altissima quota. Vedete che ali lunghe che ha. Ecco, allora questo è il porto di Odessa. Abbiamo un vasto deposito carburanti che potrebbe essere anche questo stato colpito dai russi. E qui ora abbiamo una serie di moli. Ecco, la base militare russa dovrebbe essere qui più avanti, più o meno questa. Stoppiamo il nostro simulatore. Vedete? Questi sono i depositi di carburante, questa è la base della Marina Militare Ucraina, probabilmente già colpita dai russi e già resa inefficace. Naturalmente le forze in campo hanno una visione molto migliore della mia e quindi non riveliamo nessun segreto militare che può danneggiare nessuno. Vedete la bellezza di questa città Odessa, che è una vera tragedia, che sia funestata dalla tragedia della guerra. Io mi auguro che finisca il più presto possibile. Ritorniamo in volo. Vedete, questa è la città di Odessa, riprodotta nel nostro simulatore VFR estremo, simulatore che vi ricordo potete provare anche in teleconnessione a distanza. È un simulatore sostanzialmente che, partendo da altri prodotti commerciali o per uso, diciamo, semiprofessionale o anche professionale in altri settori, il settore degli aerei di linea, degli aeroplani commerciali normali, sviluppa un dettaglio con nostre aggiunte, con mie aggiunte e di altri, talmente grande che il prodotto originale non ha,
tale da poter essere utilizzato anche per il volo QTS, cioè il volo che si fa da campetti, che si fa da piste in erba spesso sommariamente preparate, e quindi non c'è nessun grande aeroporto. Ovviamente qui c'è tutto il territorio, quindi ci sono anche grandi aeroporti. Vediamo un attimino questo Global Hawk della NATO, in volo su Odessa. Si dovrebbe vedere l'aeroporto di Odessa, aeroporto civile, non militare, che però i notiziari dicono in mano ai paracadutisti russi. Allora io direi di fare un basso passaggio, anzi un atterraggio che, se fosse fatto nella realtà, creerebbe un incidente internazionale. Oppure potrebbe succedere che gli hacker russi intercettano i comandi di volo remoti del pilota a distanza e fanno atterrare il drone, come è già successo in Iran. E quindi non è una cosa fantascientifica, è già successo. Immaginate cosa potrebbe succedere se i russi o abbattono oppure prendono il controllo di questi ricognitori della NATO e li fanno atterrare nei loro aeroporti, di fatto sequestrandoli, analizzando tutta la tecnologia abbastanza riservata che utilizzano. Ecco, qui abbiamo alla nostra destra l'aeroporto di Odessa. Io intanto estraggo il carrello. Allora, innanzitutto riduco la velocità. Ecco, poi estraggo il flap. Un'altra tacca ancora. Ok, estraggo il carrello. Vedete, il carrello sta uscendo. Ok. Oh, questo, vi dicevo, è un aeroplano che plana molto, diciamo le caratteristiche di un motoliante. Se io non metto gli aerofreni, ha un'efficienza tale che non riesco a atterrare, quindi estraggo anche gli aerofreni. Vedete, sono delle palette che si aprono sopra l'ala, vicino alla fusoliera. Ok, vediamo se riesco a atterrare senza avere il controllo da dentro, che è abbastanza difficile. Di motore. Devo stare attento perché le ali sono lunghe e anche gli aggiustamenti devono essere di misura. Vediamo se mi riesce a fare un atterraggio decente. Ragazzi, tutto in diretta, eh. Sono un po' fuori pista, ma sto galleggiando. Vediamo se riesco. Ce l'ho fatta a portarlo in pista, freno. Se ce lo faccio non andare fuori pista. Allora, la pista sarebbe finita, per fortuna c'ho la stop away ancora. Ho finito la stop away. Sono andato oltre. Evidentemente, come pilota di droni globali, ancora devo fare un po' di strada. Comunque, l'ho salvato. Torniamo in pista se ce la facciamo. Sì, ce siamo finiti, eccoci. Fermiamoci nella piazzola dell'aeroporto di Odessa, aeroporto civile. Lo ricordo che però, alle notizie che abbiamo adesso, è occupato dai paracadutisti russi.
con l'augurio sincero che questa guerra possa finire il più presto possibile e che questa tragedia insegni almeno qualcosa a tutti noi, perché se non impariamo dai nostri errori di creare un mondo migliore, secondo me. Allora, ok, un po' di motore. Con questo alone gigantesco bisogna stare attenti. Piazzali di parcheggio dell'aeroporto di Odessa. Vediamo se riesco a parcheggiare di fronte all'aerostazione. Aerostazione Odessa, mi sa che è più avanti. Vedete che ali lunghe c'è questo aeroplano. È anche difficile a manovrare, perché voglio dire, è grosso poco più di un bimotore da turismo, ma c'è l'apertura alare di un 737, anche di più. Ok, anche l'aeroporto di Odessa, la stazione principale è là davanti. Vediamo se riesco a scansare, ecco, se questo trattore. Eccola la stazione dell'aeroporto di Odessa. Ci siamo, ragazzi. Vi ricordo che se volete provare il progetto VFR Estremo, sia se siete appassionati, ma soprattutto se siete piloti o allievi anche di scuole di volo, vi può aiutare forse molto di più. Il mio numero di telefono è 339-200-6705, mi chiamo Ermanno Cavallini e il progetto VFR Estremo è a vostra disposizione per ogni allenamento e ogni attività di volo. Ecco, ci siamo. Posso tirare i freni. Beh, ce l'ho fatta a fermarmi. Vediamo l'aeroporto d'Odessa, eccolo qua. Ragazzi, vi saluto e con l'augurio che questa guerra possa finire il prima possibile e tutti noi si possa contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Un augurio di felice serata da Ermanno Cavallini e dal progetto VFR Estremo.